Buon pomeriggio e ben ritrovati al Prima TG. Andiamo subito con le notizie più importanti di oggi. Da oggi l'Italia è tutta zona rossa, entrano in vigore i divieti di Natale e cominciano così 4 giorni di forti limitazioni varate dal governo con l'obiettivo di contenere i contagi del coronavirus. Chiusi bar, ristoranti, mentre è consentito l'asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni. Chiusi anche i negozi, ad eccezione di supermercati e generi alimentari, farmacie e parafarmacie, edicole, tabacchi e librerie. Si potrà uscire per fare una passeggiata vicino casa con la mascherina e fare attività sportiva da soli. Sarà necessaria l'autocertificazione per gli unici spostamenti consentiti, vale a dire quelli per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità o per ritornare alla propria residenza o domicilio. Sono 14.522 i nuovi positivi al coronavirus e 553 i decessi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Con le ultime 553 vittime, l'Italia supera la soglia dei 70.000 morti per coronavirus dall'inizio della pandemia. Secondo i dati del Ministero, sono stati più di 175.000 i tamponi effettuati. Un netto aumento rispetto al giorno precedente di oltre 9.000, il tasso di positività ai test è dell'8,3%, il leggero aumento rispetto all'8,01% del giorno prima. In Campania sono 1.067 i positivi nell'ultimo bollettino diramato dall'unità di crisi regionale, su 18.426 tamponi il rapporto di incidenza dei tamponi scende al 5,79% rispetto al 7,76% della giornata precedente. Sono 19 i deceduti secondo l'ultimo bollettino dell'unità di crisi, i guariti sono 2.360, 107 i posti occupati in terapia intensiva su 656 disponibili e 1.513 i posti occupati dei reparti Covid su 3.160 disponibili. Un Natale che appare surreale, amaro, triste e doloroso. Non si respira quell'aria natalizia a noi napoletani tanto cara, ma la vite è anche questa, in queste ore. Tocca riscoprire il dono della vita, la natività. Quando Gesù nasce ci racconta l'umiltà e la potenza della vita, la gioia di vivere pure nelle estreme difficoltà, spiega il sindaco di Napoli Luigi De Magistris in un messaggio lasciato sui suoi canali social. Gesù testimonia l'amore per la vita e per il prossimo sino al sacrificio della morte terrena, quando finisce di battere il cuore e l'amore diviene immortale, eterno. Per questo Natale la nostra comunità necessita di solidarietà e fratellanza, abbiamo bisogno di sentirci uniti come le famiglie allargate che la pandemia mantiene fisicamente lontane. Riscopriamo il gusto di essere comunità, di essere comune, il pensiero non può che andare a chi non c'è più e anche a chi in queste ore lotta per salvare vite umane, continua il sindaco. Vi auguro di non perdere mai la luce dentro di voi e di operare insieme per resistere e rinascere con la certezza che il sorriso tornerà a splendere sui nostri volti, gli abbracci ci uniranno come un immenso girotondo, con Napoli sempre nel cuore. Buon Natale. Qui conclude gli auguri il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Roberto Saviano è diventato un personaggio provocatorio e rispettoso dei suoi avversari politici. Nessuno mette in discussione il suo impegno contro la camorra, ma il suo delirio egocentrico lo porta ad attaccare rappresentanti del popolo, colpevoli soltanto di avere un'opinione diversa dalla sua, su più questioni, dalla liberalizzazione della droga all'immigrazione. Questa è l'opinione del consigliere comunale della città di Verona della Lega, Alberto Zelger. Il comune ha appena votato per la revoca della cittadinanza al noto giornalista e scrittore da anni sotto scorta per i suoi libri sulle associazioni camorristi. Con i voti della Lega e di Fratelli d'Italia la mozione è passata in consiglio e ora Saviano non è più cittadino onorario di Verona. Nel 2008 appoggiai la concessione della cittadinanza onoraria, in questi anni non vi è stato comunque nessun rapporto fra Saviano e la città e abbiamo assistito a un'escalation imbarazzante a una serie di offese senza contraddittorio a più soggetti, non soltanto politici, ha spiegato il presidente del Consiglio Comunale e parlamentare per Fratelli d'Italia, Ciro Maschio, non è più simbolo della lotta alla mafia, ma un commentatore morì. Saviano ha scelto una via diversa da quella del 2008 che portò a quella cittadinanza onoraria. Ricordo le querele per diffamazione presentate da commercialisti e dal sindacato di polizia. Nessuno metta in discussione l'impegno della città di Verona e della municipalità contro la malavita organizzata, ha detto Maschio. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha individuato a Pollena Trocchia una fabbrica abusiva dedita alla lavorazione e al confezionamento di prodotti per bambini e adolescenti non sicuri e con marchi contraffatti. Il deposito era di circa 130 metri quadri e conteneva più di 22.400 tra giocattoli, materiale scolastico e tazze
di porcellana con marchi contraffatti. Aveva all'interno anche 1160 mascherine prive di qualsiasi requisito di sicurezza, con loghi di squadre di calcio o di marchi molto famosi. I finanzieri hanno sequestrato anche sette presse semiprofessionali utilizzate per operare sui prodotti contraffatti. Denunciato per il reato un 48enne di Napoli, accusato ora di contraffazione e ricettazione. Il sindaco di Fattamaggiore, Marco Antonio Del Prete, ha ideato una sorpresa per i più piccoli in occasione del Natale. Ascoltiamo le sue parole. Cari concittadini, buongiorno e buon 23 dicembre. Quest'anno sarà un Natale diverso, l'abbiamo detto tutti ed è inutile nasconderlo. Poche luci, nessun festeggiamento in piazza, niente cenone con parenti ed amici. Ma non per questo dobbiamo rinunciare alle tradizioni e alla magia che la festa porta con sé. Da oggi pomeriggio, infatti, gireranno per le strade della nostra città gli zampognari, deliziandoci con le loro musiche natalizie. E domani ci sarà una sorpresa per i più piccoli. Bambine e bambine, fate attenzione perché domani Babbo Natale con la sua slitta e il suo elfo potranno passare davanti al vostro portone o sotto il vostro balcone. Preparatevi a salutarlo come Babbo Natale merita. E mi raccomando però, rimanete in casa perché quest'anno il Natale ve lo portiamo noi lì. Buona giornata a tutti. E anche il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, si è rivolto a un importante personaggio pubblico per augurare buon Natale ai suoi concittadini. Ascoltiamo il suo messaggio. Amici miei di Bacoli, amici miei fraterni, carissimi, mi mancate e spero di mancare un po' anche io a voi perché non sono a Bacoli in questo momento e sono vicino all'albero di Natale. Siamo quasi a Natale e con questo Natale sarà difficile incontrarsi perché non ci si può spostare. Quindi a tutti quelli che amano Bacoli, a tutti quelli che sono nati a Bacoli come me e che amano e se la portano nel cuore e che in questo momento non possono tornare a Bacoli, vorrei dare un abbraccio. Vi abbraccio come se fossimo insieme a Bacoli. Poi alla fine Bacoli te la porti nel cuore e a volte per rilassarmi chiudo gli occhi e penso a quando mi va fuduf foruschia cadil oppure che ne sacce a bacio oppure che ne sacce a miriscola a misena. Ma che c'è stai più bella, mamma mia, chiudete gli occhi, Natale, e sentite il sapore dell'acqua di mare, del mare di Bacoli. Dici, ma come a Natale o mare? Ehi, o mare d'inverno a Bacoli è ancora più bello. Vi voglio bene, buon Natale. Ciao Giosi, sindaco ragazzino, ciao. Il sindaco della città di Caserta, Carlo Marino, si è rivolto alla popolazione locale annunciando un'importante novità per il 27 dicembre ed augurando a tutti un buon Natale. Ascoltiamo le parole del primo cittadino. Mancano poche ore al Natale, un Natale difficile in quest'anno in cui è mancato il pezzo del piacere e ci sarà invece quel pezzo cristiano che ci deve fare pregare di più e ci deve far dimenticare anche quella che è stato un anno difficile, l'anno della pandemia, l'anno del Covid-19, l'anno delle sofferenze, l'anno delle tante persone morte, l'anno delle tante persone che hanno sofferto per questo male invisibile che ci circonda. C'è ancora un'emergenza Covid, c'è ancora una tensione preoccupante anche in città, ci sono tanti casi ancora positivi, c'è ancora la catena dei contatti che continua positiva, però c'è una bella notizia. Ed è la notizia che vi volevo dare. Oggi sono stato nell'azienda ospedaliera di Caserta, sono andato a visitare il luogo dove ci saranno le vaccinazioni, sono andato a visitare il nuovo pronto soccorso, sono andato a visitare il luogo del Covid, del modulare Covid-19, dove c'è la terapia intensiva, dove stanno salvando tante persone. Ebbene, la notizia è che domenica alle ore 10, iniziano i nostri eroi, i nostri angeli a somministrare vaccini a ben 100 persone. I primi 100 saranno tutti operatori sanitari, tutti quelli che lavorano vicino al Covid. Dobbiamo prima tutelare loro, devono essere tranquilli che stiano bene. Fra 21 giorni dovranno fare la seconda somministrazione. Però siamo partiti. C'è un centro vaccinazioni straordinario, ben 5 stanze che accoglieranno poi successivamente tutte le categorie che a mano verranno richiamate per poter avere la possibilità di vaccinarsi e salvarci dal Covid-19, salvarci dalla pandemia. Questo sarà uno sforzo importante. Io ho
quando toccherà il mio turno lo farò anch'io, dobbiamo vaccinarci tutti, questo è il momento di fare una battaglia, ma la battaglia la facciamo insieme. Sapete che noi come amministrazione abbiamo investito molto sulla sanità, riparte il Policlinico di Caserta, abbiamo autorizzato l'ampliamento dell'ospedale, finalmente realizziamo la radioterapia, finalmente realizziamo dei servizi fondamentali, soprattutto adesso, ben il 30 dicembre, andiamo in Consiglio Comunale e approviamo l'ampliamento del pronto soccorso, approviamo una riqualificazione di una palazzina importante in ospedale, investiamo sul nostro ospedale, investiamo sulla salute della nostra comunità. E allora io vi chiedo, rispetto a un investimento fatto dalla Regione Campania che ci ha dato più di 30 milioni di euro, un investimento dell'amministrazione che lavoriamo tutti i giorni per poter migliorare le nostre strutture sanitarie, un investimento che ha fatto l'azienda ospedaliera, investendo su risorse, su competenze, sono arrivati tanti nuovi medici, sono arrivate tante nuove strutture, riqualificazioni in campo, noi adesso dobbiamo essere seri, dobbiamo utilizzare il buonsenso, domani è una giornata particolare, siamo zona rossa, non uscite da casa e costruiamo il futuro. Tanti auguri a tutti i casertani. L'ASL di Caserta ha pubblicato il consueto bollettino di aggiornamento riguardante l'andamento della curva pandemica da coronavirus. Nella giornata del 23 dicembre si certificano 140 nuovi positivi, 2 deceduti e 264 guariti. I tamponi processati sono stati 2.211 per un tasso di positività in discesa pari al 6,3%. La città che fa registrare il maggior numero di attualmente positivi in terra di lavoro è Aversa con 406 casi, seguite da Marcianise con 336 e da Caserta con 276. Ieri manifestazione a Marcianise per le vittime del coronavirus. Ascoltiamo le parole del sindaco Antonello Velardi. Eccoci, buonasera, grazie per essere qui. È una cerimonia questa simbolica e molto spartana. Saluto coloro i quali ci seguono da casa. Abbiamo previsto la diretta Facebook proprio perché non possiamo prolungare assembramenti. Siamo qui, ci sono i rappresentanti della Giunta, i rappresentanti del Consiglio Comunale, ci sono le autorità locali e c'è Don Gianni Vella, vicario episcopale a Caserta, che ci accompagnerà in questa brevissima cerimonia. Io ringrazio molto Don Gianni che ha accolto la nostra richiesta, come ringrazio voi che siete qua. È una cerimonia doverosa, una cerimonia che abbiamo pensato dovesse esserci per ricordare in questo periodo particolare, che è il periodo delle feste, feste particolari, un clima particolare, per ricordare le vittime del Covid, della pandemia che noi abbiamo avuto tra i nostri concittadini. I dati ufficiali, c'è cioè il direttore di distretto che ringraziamo, i dati ufficiali al momento sono di 16 vittime della città di Marcianise, a loro va il nostro ricordo e il nostro doveroso omaggio stasera qui con questa cerimonia. Siamo qui soltanto noi, ma è come se ci fosse tutta la città. Ci è sembrato appunto giusto ricordare questi nostri concittadini. Ringrazio la Polizia Municipale, la Protezione Civile e tutti coloro i quali hanno ideato e reso possibile questo breve momento di riflessione. Aversa continua l'amministrazione guidata dal sindaco Golia, andiamo avanti con grande senso di responsabilità. Una parte del Consiglio Comunale ha votato a favore dell'equilibrio di bilancio permettendo all'amministrazione di andare avanti. Li ringrazio per questo atto di amore verso la città che in questi giorni ci chiedeva con forza di non mollare. Lo chiameremo inciucio, proveranno a mistificare quanto è avvenuto oggi in aula, ma la verità è che non potevamo permetterci di affidare Aversa all'ennesimo commissariamento, soprattutto in un momento come questo, ha detto il sindaco di Aversa, Alfonso Golia. Lascio a loro il politichese, noi abbiamo del lavoro da fare per il bene della città ed è ciò che non abbiamo mai smesso di fare ogni giorno, tutti i giorni per la nostra amata Aversa. E al netto di ciò, oggi è un bel giorno per la città, il comune ha ricevuto le chiavi del bene confiscato in via Madonna dell'Orio. Adesso apriamo una pagina nuova per l'amministrazione cittadina, ma sono certo che con il vostro supporto, con la collaborazione e il confronto, vinceremo tutte le sfide che la complessità di questo tempo ci chiede.
conclude il sindaco di Aversa, Alfonso Goria. E passiamo allo sport, dopo la bella notizia dell'annullamento della sentenza su Juventus-Napoli, sicuramente Gattuso sperava di poter concludere la maniera migliore i 2020 della sua squadra rispetto allo scialbo 1-1 maturato nella partita casalinga con il Torino. Certo, la situazione con cui i partenopei arrivavano all'incontro non era esattamente delle migliori, con molte, molte assenze in ogni parte del campo. È ritornato a giocare persino Llorente in attacco. Gattuso a fine partita è rimasto molto molto dispiaciuto dal risultato e ha parlato alla stampa dopo alcune vicende personali che hanno tenuto lontano dai microfoni. Ha detto: ce lo teniamo stretto questo punto, bisogna capire in che condizioni arrivavamo a questa sfida. Gli ultimi 10 giorni non abbiamo gestito bene perché mancano giocatori importanti. Quando per 4 mesi si gioca ogni 3 giorni, ci sta, ci teniamo stretto il pareggio e andiamo avanti. Anche io da 10-12 giorni non sono me stesso. Voglio fare un appello a tutti i ragazzini che hanno paura, che hanno un qualcosa di strano e non si vedono belli allo specchio. La vita è bella e bisogna affrontarla senza paura, non bisogna nascondersi. Quando penso che i ragazzi in questi 10-12 giorni hanno sofferto, ma sono vivo, ho sentito in giro che sono morto, che avevo pochi mesi di vita, invece no, tranquilli che non muoio, è una malattia autoimmune, si chiama miastenia da 10 anni. Questa è la terza volta che mi prendo e a questo giro mi ha preso molto forte. Ora non sono bello da vedere, ma tranquilli che passerà anche questo. È un 2020 invece cominciato con la promozione in Serie A, termine di una cavalcata incredibile, si chiude con una classifica di tutto rispetto nella prima categoria del calcio italiano. Stiamo parlando ovviamente della formazione di Filippo Inzaghi, del Benevento, che soffre ma alla fine torna a casa dalla trasferta da Udine con 3 punti che rischiano di diventare cruciali nell'economia del campionato. Segna prima Caprari, poi Letizia chiude i giochi nel secondo tempo atterrando i friulani, subendo molto poco in difesa. Filippo Inzaghi può così godersi una classifica che era difficile immaginare, migliore a questo punto della stagione, 18 punti che rendono il Benevento la migliore tra le neopromosse e che soprattutto avvicinano al traguardo salvezza. Al momento immagine sulla zona di retrocessione è di 8 punti, basti pensare che soltanto qualche anno fa il Benevento in Serie A ha concluso con solamente 21 punti. E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito, l'informazione di Teleprima continuerà ovviamente nelle prossime ore. Buon proseguimento con la programmazione di Teleprima.